a cambiare nome ad altri giardinetti, visto che l'unico atto amministrativo che riescono a fare è cambiare nome ai giardinetti. Vabbè, ognuno passa il tempo come crede. Io vi devo dire che sono felice, sono orgoglioso di essere qua, sono orgoglioso di questi primi 100 giorni di governo. Sembrava che non si potesse far nulla, ebbene da un mese dalla Libia non sbarca più neanche un immigrato. Zero, zero, zero. Leggevo venendo qua che c'è un'altra nave di un'altra ONG che sta tornando nel Mar Mediterraneo. Io gli dico: fate quello che volete, ma con questo governo, con questo ministro per gli scafisti in Italia porti liberi non ce ne sono, zero. Quindi tanto c'è il buon cuore dei francesi o degli spagnoli che accoglie, quindi noi abbiamo già dato, ma lo dico con la massima serenità, col massimo rispetto, così come oggi ho risposto col massimo rispetto e la massima serenità al richiamo del Presidente della Repubblica Mattarella, che condivido, e dice: la Costituzione ricorda che i conti pubblici devono essere in ordine, perfetto. Noi vogliamo finire fra 5 anni con l'attività di governo con i conti pubblici a posto, con un debito pubblico che invece di aumentare come hanno fatto tutti gli altri diminuirà, però la Costituzione non scrive da nessuna parte che non si può cancellare la legge Fornero, che non si possono ridurre le tasse, che non si può dare lavoro ai giovani, che non si possono assumere poliziotti e carabinieri. Questo faremo lasciando i conti in ordine, ma smettendola di governare questo paese da servi come ha fatto la sinistra per troppi anni, con le manovre economiche che arrivavano da Bruxelles, da Berlino o da Parigi. La manovra economica per gli italiani quest'anno la facciamo a Roma a favore degli italiani, punto, a capo. E quindi, certo, piano piano, miracoli in 5 mesi non ne facciamo, però in questi 2 giorni sono stato attaccato da qualcuno perché metto a rischio i conti. Io però, quando prendo un impegno a Latina, a Milano, a Palermo, su quell'impegno chiedo la fiducia della gente, la gente mi dà fiducia, io in nome di quell'impegno vado fino in fondo e non esistono no che tengano. Avevo promesso di cominciare a smontare la legge Fornero, abbiamo cominciato a smontare la legge Fornero, restituendo il diritto alla pensione, il diritto al lavoro a centinaia di migliaia di italiani. Questo devono capire a Bruxelles, a Parigi, a Berlino o anche in qualche colle di Roma: se tu restituisci il diritto alla vita e alla pensione a centinaia di migliaia di donne e di uomini che hanno superato i 60 anni, queste centinaia di migliaia di posti di lavoro vengono finalmente liberati per giovani italiani che smetteranno di dover scappare all'estero e potranno rimanere a Latina a costruirsi un futuro, a Roma, nel Lazio e in Italia. Quindi smontare la legge Fornero è un obbligo. L'anno prossimo, se passa questa manovra economica, più di 1 milione di partite IVA pagherà migliaia di euro di tasse in meno, e noi abbiamo deciso di partire dai piccolini, mentre la sinistra ha fatto manovre economiche a favore dei grandi, delle grandi banche, delle grandi assicurazioni, delle grandi imprese. Noi partiamo dai piccolini, riducendo le tasse agli artigiani, ai commercianti, ai piccoli imprenditori, ai professionisti, alle partite IVA fantasma dimenticate da tutto e da tutti. E poi permettetemi di dire con enorme orgoglio, prima di venire qua oggi pomeriggio sono andato in centro dietro Piazza Venezia, dove erano riuniti migliaia di donne e uomini, bambini, anziani, non udenti, sordi. Io non voglio un paese
dove ci sono milioni di italiani dimenticati, dove ci sono gli esclusi, dove ci sono gli ultimi. Aumentare le pensioni di invalidità e disabilità è un dovere civile di un paese civile. Altro che 35 euro al giorno alle cooperative degli immigrati. Quei soldi che noi stiamo tagliando e risparmiando dovranno andare agli italiani in difficoltà. Ripeto, senza miracoli, senza bacchette magiche, nessuno pretendeva né io di promettere né voi di aspettare in 5 mesi soldi per tutti, lavoro per tutti, pensioni per tutti, meno tasse per tutti, no, però siamo all'inizio di un percorso. È un percorso che mi riempie di gioia, mi riempie d'orgoglio, mi ha riempito anche di denunce. Ho raccolto qualche decina di denunce da gente più varia ed eventuale. La più simpatica è quella che mi vede come un pericoloso sequestratore di persone. Rischio fino a 20 anni di carcere. Se mi mandano in galera ci vado a testa alta e venite a trovarmi, mi raccomando, mi aspetto. Non so se le Bibbia, Regina Celi, chiederò San Vittore per stare più vicino ai miei figli. Però, e a proposito di giustizia, invece, stiamo lavorando per costruire più galere perché delinquenti come quei 4 stranieri che hanno rapinato e tagliato le orecchie a 2 pensionati nel nostro paese, io li voglio vedere marcire in galera fino all'ultimo dei loro giorni. Altro che indulti, sconti di pena, svuota carceri, premio proietti. Ecco. Ma non per chiedere vendetta, per chiedere giustizia. No, non sono un grande signore, no, al massimo sono grosso. No. Però, ragazzi, no, toglietemi dalla testa una cosa perché rischia di essere comodo per voi e scomodo per me. Non sono un grande, non sono un genio, no, sono come ciascuno di voi. Abbiamo semplicemente portato al governo la normalità, il buon senso della gente normale, onesta, libera dai poteri forti. Abbiamo al governo gente che non è serva di nessuno, non è che si tira sul telefono qualche potente italiano, europeo, qualche mega imprenditore, qualche mega banchiere, qualche mega finanziere, noi dobbiamo rendere qualche favore a nessuno. No, noi facciamo semplicemente quello che riteniamo sia giusto, poi faremo anche degli errori. Le aggiungo anche questo, signora, sì, ci fidi. Stamattina, oggi ho indosso questa maglietta con onore perché oggi è la festa di San Michele Arcangelo, che è il patrono della Polizia di Stato. Fate un applauso ai nostri donne, ai nostri uomini in divisa delle forze dell'ordine, a cui proveremo a dare mezzi migliori, stipendi migliori. Ma soprattutto io sono felice perché incontrandoli giorno dopo giorno, prima ancora dell'aumento degli stipendi, degli straordinari, delle nuove dotazioni, delle nuove macchine, molti di questi ragazzi e di queste ragazze mi dicono: ministro, innanzitutto grazie perché ci ha ridato l'orgoglio di indossare la divisa e di sentirci italiani. Ci sentiamo protetti perché fra le guardie e i ladri io ho sempre scelto le guardie. Qualcun altro preferiva i ladri. E anche quando vado in carcere, c'è gente che va in carcere, per carità di Dio, è giusto a occuparsi dei diritti dei detenuti, che non stiano stretti, che gli funzioni il televisore, che funzioni il frigorifero, l'aria condizionata, abbiano la biblioteca, il teatro e il cinema. Io quando vado in carcere vado per cercare di rendere migliore il lavoro degli uomini della polizia penitenziaria, che fanno un lavoro infernale e a volte vivono peggio loro dei detenuti che devono controllare. Ognuno ha le sue priorità. E ricordo rispettosamente all'Europa e al Presidente Mattarella che in questa manovra economica equilibrata, orgogliosa e coraggiosa ci saranno i soldi per assumere 10.000 uomini e donne delle forze dell'ordine con un piano di sicurezza straordinaria che non si vedeva da anni. E io penso che la Costituzione lo permetta.
di mettere in giro qualche poliziotto in più, qualche carabiniere in più e aggiungo anche qualche vigile del fuoco in più, visto che tutti fanno i complimenti ai pompieri ma si dimenticano. Signora, poi le do il microfono e le faccio dire tutto quello che vuole. E già sono oggi pomeriggio, poi c'avevo un'ora e mezza, non so se porto rogna o porto fortuna, sono anche andato a vedermi il derby e qua ci sarà gente contenta e gente meno contenta, però io da milanista ero oggi ateo, quindi... E anche lei milanista, signora? Si è messi male tutte e due, signora. E stanno... Sto provando a ipotizzare un decreto che permetta al Milan di vincere qualche partita, ma non l'ho ancora trovato. Mi sa che non ce la faccio. No, questo non si può sentire. Vabbè, scherziamo almeno su questo. Vi devo dire che sono neanche quattro mesi, perché siamo in questa piazza a migliaia, e io posso dire il mio grazie, non è il grazie vostro a me, ma è il grazie mio a voi che avete tolto un sabato sera alla famiglia, ai figli, alla tranquillità, alla casa, per venire in questa piazza a sentire un tizio che sta cercando di fare qualcosa di buono per questo paese. Quindi sono io che ringrazio voi e ringrazio le vostre mogli, i vostri mariti e i vostri figli per la pazienza. Sappiate che se stiamo insieme proviamo a fare qualcosa di grande, se stiamo insieme proviamo a fare qualcosa di grande anche coi simboli. Dicevo mamma e papà perché una delle prime scelte che ho fatto quando sono arrivato al mio ministero è stato di togliere dal sito del Ministero dell'Interno la dicitura genitore 1 e genitore 2, perché io voglio la mamma e il papà, perché ci sono la mamma e il papà, la nonna e il nonno, la zia e lo zio, il cugino e la cugina. Non c'è il nonno 1 e il nonno 2, queste robe indefinite. E lo dico con tutto rispetto per le scelte di vita di ciascuno, però finché avrò fiato e finché avrò il sangue che mi scorre nelle vene, difenderò il diritto dei bimbi a venire al mondo con una mamma e un papà e il diritto delle donne a non essere trattate come utero in affitto o come corpi da comprare e da vendere per l'egoismo di qualcuno, come bimbi al supermercato o uteri al centro commerciale. Questo non è progresso, questa è la fine di una civiltà, è la fine del rispetto. Io ricordo che mi hanno detto che qualche tempo fa proprio qua venne la signora Boldrini, ma va bene, va bene, questa è una piazza affettuosa, che è la cavalletta, ho detto Boldrini, è arrivata la cavalletta. Stavo dicendo che sempre, siccome ci sono politici e politiche che si riempiono la bocca di diritti delle donne e dicono che i diritti delle donne si difendono dicendo sindaca, ministra, assessora e mettendo la A in fondo, io da ministro sto provando a difendere i diritti delle donne limitando l'immigrazione da quei paesi per cui la donna vale meno che zero e la donna è un oggetto, magari da quei paesi islamici dove la donna deve andare in giro vestita con un tappeto che la copre dalla testa ai piedi, mentre invece io ritengo che ognuno deve essere libero di fare le sue scelte e libero di passeggiare per le nostre città volendo mettendosi la gonna, volendo prendendo il treno alle 9 di sera, senza avere lo spray al peperoncino in tasca o l'angoscia di dire chissà cosa mi succede. Perché questo oggi è. Per carità, i delinquenti continueranno a esserci, però se restituiremo la certezza alla pena, se daremo più potere alle forze dell'ordine, ad esempio dotandole di quella pistola elettrica che sperimentalmente stanno usando da alcune settimane e che io vorrei dare anche agli agenti della polizia municipale e anche a coloro che lavorano sui treni, perché sui treni io li vedo succedere di tutti i colori, e quindi avere un po' di sicurezza in più penso che non dia fastidio a nessuno.
No, a qualcuno dà fastidio. Perché, ripeto, al di là delle denunce, ci sono giornali per cui io e quindi un po' anche voi che siete qua, siamo razzisti, leghisti, fascisti, nazisti, populisti, egoisti, sovranisti. Domani c'è un settimanale in edicola che mette in copertina l'idea demenziale per cui il decreto sicurezza che ho portato e fatto approvare è come le leggi razziali del 1938. Pensate a come stanno male i neuroni di questa gente. Io non voglio nessuna discriminazione, voglio un paese libero, pacifico, accogliente, solidale, generoso, però non voglio passare per fesso e quindi non voglio regalare permessi e asili politici a chiunque passa. Di più, molto semplicemente, se tu arrivi in Italia, sbarchi a Lampedusa, arrivi a Latina, vai in un albergo Latina, ti diamo alla cooperativa X 35 euro al giorno, fai domanda di asilo politico e poi in attesa della risposta vai ai giardinetti di Latina e molesti una bambina, scippi un anziano, prendi a pugno un carabiniere o spacci droga, io ti straccio la tua domanda e ti rispedisco al tuo paese. Punto. E non mi interessa niente, non mi interessa nessun altro ragionamento. Se io ti do una possibilità, arrivi a casa mia e mi prendi in giro, ti sei giocato la tua possibilità. E questo, e faranno ricorsi, e faranno contro ricorsi, e chi se ne frega. Se voi volete, io vado avanti e non cambio di una virgola. State tranquilli che io non mi sposto di una virgola. Questo vale anche per la lotta alla mafia, alla camorra e all'andrangheta. Abbiamo aperto diverse sedi dell'Agenzia per i beni confiscati alle mafie, assumeremo più personale, daremo più soldi a disposizione, perché nel paese dove crescono i miei e i vostri figli, mafia, camorra e 'ndrangheta devono essere combattute via per via, quartiere per quartiere, città per città, e voglio portargli via anche l'ultimo paio di mutande che si sono comprati spacciando droga o vendendo armi o ricattando questo. Certo, per carità, su questo parco non c'è Batman, però quest'estate abbiamo lanciato l'iniziativa Spiagge Sicure, che ha ripulito da venditori abusivi decine di spiagge italiane. Questa settimana comincia in 15 città italiane l'operazione Scuole Sicure. Abbiamo messo 2 milioni e mezzo di euro per andare a beccare quei delinquenti che spacciano droga alle scuole medie e alle scuole superiori dove vanno i nostri figli. Piano piano ci arriviamo. Poi, tanto, sono il suo idolo, signora. Non volevo, no. C'era un detto famoso che diceva: triste quel paese che ha bisogno di eroi. L'Italia non ha bisogno di eroi, l'Italia ha bisogno di persone libere, oneste e coraggiose. Non c'è bisogno di essere eroi. Gli eroi sono quelli che rischiano la vita tutti i giorni, gli eroi sono i vigili del fuoco che si gettano nelle fiamme per salvare qualcuno, gli eroi sono i medici sottopagati che stanno 12 ore in ospedale per salvare la vita delle persone. Questi sono eroi. Io cerco di fare bene il lavoro per cui mi pagate lo stipendio, perché siete voi che mi pagate lo stipendio, non qualche banchiere a Bruxelles, qualche finanziere a Bruxelles o qualche signorotto italiano. Quindi cerco di meritarmi la fiducia e lo stipendio che voi mi accordate, e lo faccio con orgoglio, lo faccio insieme a una squadra stupenda, una parte è qua alle mie spalle, però la Lega che sta crescendo. Sono tantissime persone che stanno passando dalle parole ai fatti. Chi di voi, ma io in primis, 2 o 3 anni fa avrebbe pensato che avremmo portato migliaia e migliaia di persone in piazza a Latina la sera con Salvini e con la Lega? Nessuno. No, io no, perché non ci conoscevamo fino a qualche tempo fa, e ho scelto che la Lega offrisse non solo a una parte di paese, ma tutta Italia la stessa possibilità di cambiamento.
e quindi che uscissimo da casa nostra, dalla mia Milano, per arrivare a Latina, per arrivare a Palermo, per arrivare a Cagliari, a Reggio Calabria, e martedì vado a Napoli per un comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza. Domani mattina sono a Ostia e domani sera sono a Genova. Non mi fermo, cerco di girare con un matto. Sono stato in Tunisia questa settimana, prossimamente ho in programma missioni in Algeria, in Israele, in Russia e negli Stati Uniti, con un obiettivo soprattutto: ridare dignità all'Italia, ridare orgoglio a questo paese. Non abbiamo niente da invidiare ai francesi, ai tedeschi, ai lussemburghesi. Ma dov'è il Lussemburgo? No, non ho nessuna intenzione di mollare. Lo stesso stanno facendo altri ministri della Lega. C'è il ministro della pubblica istruzione che ha trovato chiusi nei cassetti del ministero 7 miliardi di euro per sistemare le scuole dove vanno i nostri figli. C'è il ministro dell'agricoltura che ha già iniziato a fare quello che non facevano gli altri prima: difendere i frutti della nostra terra, mangiare italiano, mangiare prodotti italiani, bere prodotti italiani, fare la spesa comprando italiano significa difendere il lavoro, la cultura, l'identità e la salute di questo paese. Poi c'è Giulia Bongiorno, ministro della pubblica amministrazione, che per difendere l'onore e il lavoro dei dipendenti pubblici che fanno fino in fondo il loro dovere andrà a beccare uno per uno i furbetti che timbrano e poi vanno in palestra o vanno in spiaggia, e quel posto di lavoro può essere lasciato a un giovane che invece manda 38 curriculum e al massimo si sente offrire un posto di lavoro di un mese a 3 euro all'ora. Questo è. E stiamo lavorando anche per andare a controllare i bilanci di tutte quelle false cooperative che sfruttano i lavoratori a 3 euro all'ora e non pagano le tasse che dovrebbero pagare e fanno concorrenza sleale alle imprese che invece le tasse le pagano fino in fondo. Ripeto, ed è una marea di roba che in parte abbiamo fatto e che in parte faremo, e la cosa che mi fa venire la pelle d'oca è che siamo qua da 4 mesi. Pensate che cosa non hanno fatto gli altri per anni, e adesso arriva quel fenomeno di Renzi che... Ah, oh, dai, poveretto, stateci vicino. È così depresso che per tirarsi su di morale ha dovuto comprarsi una villa da 1.300.000 euro. Bontà sua. Vabbè. Però stamattina ha lanciato contro Salvini e contro il governo la resistenza civile. Portategli un Alka-Seltzer, un Malox, un Buscopan, qualcosa, non faccio pubblicità. E quindi noi tiriamo dritto. Devo dire che ovviamente non stiamo facendo tutto questo da soli, e quindi se stiamo facendo tutto questo è anche perché al governo ho trovato persone serie come i 5 Stelle, come Luigi Di Maio, che ci stanno aiutando a fare quello che stiamo facendo, perché quello che è giusto è giusto. Quando si è in due a bordo di una canoa, se la canoa va è perché entrambi si rema nella stessa direzione. Poi, per carità, la Lega è la Lega, abbiamo la nostra storia, abbiamo i nostri valori, i nostri obiettivi e siamo movimenti diversi, però devo dire che sono strafelice della serietà, dell'onestà e della coerenza dei compagni di viaggio con cui abbiamo cominciato questa avventura, che penso e spero ci porterà lontano. Il Signore vuole il Presidente della Repubblica eletto da tutti gli italiani.
potrebbe essere un via. Vi è chiaro? E anche i magistrati eletti dal popolo. Il Signore ha cambiato la Costituzione in un quarto d'ora, io sono d'accordo con lei. Dovremmo lavorarci un pochino, però tante cose vorrei fare, piccole e meno piccole, vedendo come crescono bene alcuni ragazzi e meno bene altri ragazzi. Secondo me è urgente riportare l'educazione civica sui banchi di scuola e magari riportare il servizio militare, il servizio civile, per spargere educazione, rispetto, senso delle regole, senso del sacrificio e spirito di convivenza civile. Ce ne sono tante di progetti, però vi dico che abbiamo dimostrato su alcuni fronti che quello che per anni ci hanno detto non si poteva fare, si poteva fare. Per anni ad esempio ci hanno detto che non si potevano tagliare i vitalizi degli ex parlamentari, abbiamo tagliato i vitalizi degli ex parlamentari. E se fanno ricorso vedremo chi ha la testa più dura. Per anni ci hanno detto i telegiornali, vedete barconi su barconi, non si possono fermare, sbarcano, la migrazione è inarrestabile. L'anno scorso a oggi erano sbarcate 105.000 persone in Italia, oggi siamo fermi a 21.000, 84.000 persone in meno da mantenere in questo paese a spese degli italiani. Vuol dire anche un bel risparmio, vuol dire anche molti reati in meno, perché poi mi dicono però non bisogna mischiare l'immigrazione con l'allarme sicurezza. È vero, è pieno di immigrati regolari e per bene che sono miei fratelli. Io non distingo in base al colore della pelle. Se uno è bravo, può essere bianco, nero, giallo, rosso, verde, è una brava persona. Se uno è un delinquente, può essere bianco e nero, è un delinquente. Però far finta che l'immigrazione clandestina non porti delinquenza e far finta di non vedere che quasi il 40% dei delinquenti che sono in galera sono stranieri significa essere sciocchi. C'è gente, ci sono i nigeriani che controllano il mercato della droga, ci sono altre bande dell'est che controllano il mercato della prostituzione. Anche per rispetto degli immigrati regolari e per bene che sono qua, è mio dovere lavorare per rispedire a casa uno per uno i delinquenti che sono arrivati dalle altre parti del mondo, perché di delinquenti ne abbiamo già abbastanza negli italiani. Senza... E poi è anche un momento, l'ho visto al TG, l'avete visto anche voi, non ho neanche un aggettivo, quella bestia, quell'infame, quel che per un problema di parcheggio ha ucciso tre persone. Per un problema di parcheggio. Ma voi, probabilmente perché ci hanno abituato a pensare che la vita ormai valga poco e niente, ma la vita che il buon Dio ci dà è quello che di più sacro esiste sulla faccia della terra. E io sono contento di aver ridotto le partenze e gli sbarchi alla faccia dei razzisti di sinistra, perché riducendo le partenze e gli sbarchi si riduce anche il numero di bambini che muoiono sul fondo del mar Mediterraneo, perché io voglio spendere i soldi per dare a questi ragazzi la possibilità di crescere bene nel loro paese, senza rischiare la morte per venire a fare i mendicanti o gli scippatori a Latina o a Stazione Termini. Questo voglio fare. E l'ONU come risponde? Ci manda gli ispettori antirazzisti. Se arrivano gli ispettori antirazzisti dell'ONU, li vado a prendere io a Fiumicino, gli faccio fare un bel tour a Tor Bennamona, che è a Stazione Termini, e poi vediamo chi sono i razzisti e chi sono le vittime del razzismo. Quindi sono pronto, non abbiamo paura di niente, di nessuno. La storia ci ha dato in questo momento particolare sulle spalle un enorme peso, quello di liberare le energie di questo paese, e ci sono quanti ragazzi sono stati costretti a scappare negli anni passati perché qua non c'era posto
per fare il medico, per fare l'infermiere, per fare l'architetto, per fare il muratore, per fare il panettiere, e quindi devi scappare di là. Ecco, piano piano, senza miracoli, senza le bacchette magiche alla Monti o alla Renzi, però noi cercheremo di restituire speranza, futuro e certezza ai giovani, mandando in pensione chi si è spaccato la schiena per una vita, magari facendo l'infermiere o facendo l'operatore sociale in una casa di riposo, sollevando anziani dalla mattina alla sera, o facendo il muratore e il camionista. E c'è qualche fenomeno come il presidente dell'Inps che dice: ma così scassate i conti. Gente che non sa cosa vuol dire spaccarsi le mani in fabbrica o spaccarsi la schiena lavorando in ospedale. Quindi diritto alla pensione, diritto alla vita, diritto alla salute, diritto al lavoro, sperando poi di invertire il fattore economico che mi sta più a cuore, che non è il deficit PIL, lo spread, il debito pubblico, perché è tutto importante, però alla fine della mia attività da ministro e dell'attività di questo governo a me piacerebbe tanto che dopo 150 anni di diminuzione costante, alla fine nel nostro governo un fattore economico tornasse a crescere in questo paese, ed è anche un fattore sociale, è un fattore di vita. Io voglio ridare certezze e lavoro ai nostri giovani, perché devono tornare a nascere dei bambini in questo paese, perché un paese che non fa figli è un paese destinato a morire, e purtroppo se ne fanno sempre di meno di figli. Adesso ci sarà qualche fenomeno che dice: come il Duce che dice che bisogna fare dei figli. A me piacciono i bimbi a prescindere da chi lo dica, quindi sì, guarda, lascio, ne sento tante che proprio non mi tocca. Non la faccio lunga, perché altrimenti rischio di annoiarvi, però portate a casa una certezza, che niente e nessuno ci potrà fermare. Bugie, minacce, denunce. Ogni giorno, domani esce sui giornali, pensate come si è ridotti. A proposito di scuola, c'è un liceo di Crotone in Calabria dove mi hanno segnalato degli alunni, e io poi sono de gocce e vado fino in fondo, che una professoressa di quinta ha dato un tema libero dove bisogna spiegare perché il decreto sicurezza di Salvini è come le leggi razziali di Mussolini del 1938. Ma va bene, ogni giorno ce n'è una, fanno manifesti con Salvini appeso a testa in giù, con il mirino sulla fronte, il mirino sulla schiena, assassino, delinquente, sequestratore, truffatore. Io so che dietro di noi ci sono milioni di italiani per bene, quindi possono dire quello che vogliono, possono fare quello che vogliono, io non arretro di un millimetro, anzi, più veloce e più incazzato, non c'è nessun problema. E poi, piano piano mi ricordo quali sono i problemi, soprattutto in una città come Roma, che merita di più e merita di meglio, uno per uno, la chiusura di questi campi rom che non hanno più senso di esistere e che sono una vergogna solo italiana. Piano piano, con pazienza, e quindi l'obiettivo è dall'anno prossimo continuare l'opera di riduzione fiscale che abbiamo cominciato in questo autunno, in questa manovra economica. E poi ditemi solo che sono stanco ma sono felice. Sono stanco ma sono felice, perché penso che tutti insieme stiamo facendo qualcosa di grande. Quindi vorrei ringraziarvi uno per uno della forza che ci date, del sostegno che ci date. Vi chiedo di non mollare mai, e se voi ci siete, io ci sono e noi ci siamo. Viva la Lega, viva la Fina e viva questo splendido paese, che tornerà a essere una potenza mondiale, e i tedeschi e i francesi ci guarderanno da lontano
con rispetto e con ammirazione, come è giusto che sia. Grazie a tutti.